Com'è andata questa Pasqua e Pasquetta qui a Casa Micciola? Qui a Casa Micciola ha funzionato tutto nella più perfetta funzionalità, nel senso che non ha funzionato, perché afflusso pochissimo, gli hotel stanno per la maggior parte chiusi, e c'è stato un po' di partenze che sono state ridotte perché non abbiamo nemmeno più i traghetti, gli aliscafi non hanno camminato. Quei pochi che volevano venire probabilmente non sono riusciti nemmeno a venire perché non c'erano le corse sufficienti. E diciamo che ci siamo incamminati sulla strada giusta per non andare da nessuna parte. Diciamo che l'afflusso turistico di Pasqua lo determina il calendario. Quest'anno il calendario ha stabilito che la Pasqua dovesse venire a marzo e quindi diciamo già si sapeva che la Pasqua non ci sarebbe stata. Quindi molti alberghi, tanto più che a Casa Micciola, di tutti gli alberghi ne avranno aperto un paio sulla totale degli alberghi. Al contrario diciamo di altre località come Forio, Ischia Porto, che ce n'è stato qualcuno in più di albergo aperto. Comunque la scelta che purtroppo è dovuta da parte dell'albergatore di stare chiuso, perché comunque anche se stai aperto le prenotazioni non sarebbero arrivate. Poi i tempi sono cambiati, adesso l'afflusso viene anche condizionato dalla possibilità col telefonino in mano di vedere il meteo come... Cosa dice il medio? Diciamo, non è che ci ha portato un incoraggiamento a far venire le persone in vacanza, difatti tutti quanti si sono stati più a stretto giro che da noi. Certo, non sono più le Pasque di 10 anni fa, di 15 anni fa, c'è stato un po' di movimento ma non tantissimo. So che sia andata benino per il nostro comune, anche se siamo in difficoltà dopo l'alluvione e il terremoto, ancora dobbiamo riprenderci al 100%, però penso che con la nuova amministrazione piano piano ci riprenderemo. Che tipo di turismo c'è stato? Più stranieri, più napoletani, ragazzini, più adulti? Come l'hai visto? Vabbè, diciamo che quando si tratta di vacanze di pochi giorni è sempre nel raggio di poche centinaia di chilometri, quindi diciamo non è che c'è stato un afflusso, anche se ci sono state persone che hanno inserito la Pasqua nella settimana di vacanza, perché c'era qualche giorno di vacanza in più. Quelli sono da più da zone e regioni più lontane. Più nazionali che internazionali, perché di stranieri non se ne è viste proprio. Fortunatamente in mezzo a tutti questi, gruppi che sono arrivati, c'è anche qualcuno che si può ancora permettere la vacanza spendendo qualcosa. La maggior parte ormai siamo diventati un popolo di poveri. Prima con due stipendi in una famiglia si era benestanti, adesso con due stipendi si riesce a vivere. Quindi diciamo che per i miei articoli, che sono principalmente souvenir, c'è stato un calo abbastanza netto. Gli alberghi non erano tutti aperti, quindi pochi, quindi qualche turista del nord, più della Lombardia, e tutti i napoletani che hanno la seconda casa, ecco, sono arrivati, ma turisti non è che ce ne sono stati tantissimi. Penso più napoletani in generale, tutta l'isola, pochi stranieri, forse qualcuno in più a Forio, sono stato a Forio, c'è un bel afflusso di gente. Come si è lavorato? Ma si lavora tranquillo il lavoro, perché non è che c'è stata una grande mole di lavoro, quindi, però la qualità non era molto bassa, diciamo, ecco, una buona qualità. Che purtroppo Casa Micciola è sempre la cenerentola dell'isola d'Ischia, non c'è nessun modo di convincere a fare delle iniziative che portassero un afflusso di turisti durante le festività.